a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di agosto. Questo mese ho letto 3 libri e 5 manga. Il primo libro che ho letto ad agosto è stato Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, in questa meravigliosa edizione illustrata, edita da Rizzoli al prezzo di 25 euro. Devo ammettere di non aver mai letto in vita mia Orgoglio e Pregiudizio, non ho mai visto un riadattamento cinematografico. Mi sono scoperta molto ignorante in questo ambito, non sapevo veramente nulla se non i nomi dei personaggi. E dopo averlo letto, non capisco per quale motivo io non lo abbia letto prima. La storia parla di Elizabeth, una delle 5 figlie del signor Bennet, e del suo, diciamo, rapporto un po' burrascoso con il signor Darcy, un uomo molto tenebroso che sembra anche sgradevole all'inizio, ma che è molto ricco e molto facoltoso. La prima cosa che mi ha colpito di questo libro è il modo in cui è stato scritto, perché è una lettura veramente molto piacevole, assolutamente non vecchio, non pesante. Le descrizioni ci sono, ma sono un po' il contorno, perché ci sono tantissimi dialoghi, è veramente molto discorsivo. E i personaggi sono delineati meravigliosamente. Nonostante Elizabeth e Darcy siano i veri protagonisti di questa storia, anche gli altri personaggi comunque sono veri protagonisti del romanzo, perché vengono caratterizzati veramente molto bene, ci vengono presentati a 360 gradi con i loro pregi e i loro difetti. L'amore e il matrimonio hanno un ruolo molto importante all'interno di questo romanzo, tuttavia non la definirei prettamente una storia d'amore, perché comunque si parla molto di quella che era la società a quei tempi, dei valori che avevano e cosa era per loro veramente importante. Ad esempio, appunto, per la signora Bennet era di vitale importanza che tutte le sue figlie si sposassero. E sotto questo punto di vista c'è una sorta di presa un po' in giro della società che descrive Austen. Questa edizione poi è veramente bellissima e molto curata, anche le pagine colorate, le illustrazioni sono veramente molto molto carine. Adesso ve ne cerco qualcuna, tipo, ma veramente molto carine. Poi quando si tratta di lettere cambia anche il font, insomma è un'edizione veramente molto curata, mi è piaciuta veramente tantissimo. È stata una lettura veramente bellissima che rifarei senz'altro, perché mi piace molto l'ambientazione e più leggevo più mi rendevo conto di essere nata nel momento sbagliato. Non so se capita anche a voi di rivedervi in un'epoca passata o anche futura, insomma, di sentirvi molto affini a dei pensieri, a dei costumi, ai valori di un'epoca che non è quella attuale. Bene, a me è capitato ed è stato veramente bellissimo vivere in un certo senso questa storia. Ho finalmente terminato poi Il libro del mare di Morten Stroksnes. Purtroppo non so il norvegese, quindi perdonate la mia pessima pronuncia. In ogni caso vi ricordo che in descrizione troverete scritti tutti i libri e gli autori. Questo libro è edito da Iperborea al prezzo di 17,50 euro ed è un libro che avevo iniziato proprio all'inizio dell'estate. Ve l'avevo anche consigliato nel mio video sulle letture estive, quindi vi linkerò poi quel video nelle schede qua sotto in descrizione. Ed è un libro che mi sono proprio trascinata per tutta l'estate perché non volevo che finisse. Questa storia parte con due persone che vogliono catturare lo squalo della Groenlandia, tuttavia non narra esclusivamente la loro impresa, parla più in generale proprio del mare, quindi ci presenta tanti abitanti del mare, le loro caratteristiche, particolarità, come venivano utilizzati ad esempio le carni, gli oli e quant'altro derivanti da questi animali, come venivano catturati, come si pesca invece oggi, le imbarcazioni, insomma veramente tantissime cose. E soprattutto vengono descritti molti ambienti anche della Norvegia, una cosa che ho trovato molto affascinante. Io poi sono laureata in acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, quindi leggere qualche cosa di abbastanza specifico sugli abitanti del mare per me è sempre una lettura super emozionante. Penso che sia una lettura veramente molto interessante per chi ama il mare, per chi è curioso, a chi piacciono i documentari. Questa è una sorta di documentario però scritto e penso anche che sia un'opera in grado di sensibilizzare le persone rendendole partecipi di realtà a cui magari non sono abituati o che non si sentono spesso, a partire dalla condizione degli animali e la pesca, che penso sia veramente molto importante all'interno di questo libro. Diciamo che non è un argomento da tutti i giorni, nonostante riguardi problematiche più che attuali. Una cosa che vi consiglio di fare, se mai vorrete leggere questo libro, è di tenervi a portata di mano
o il computer o il cellulare per cercare le specie che vengono descritte, ma anche i luoghi, perché secondo me questo rende la lettura ancora più magica. Il libro che ho letto durante la mia vacanza a Cefalonia, di cui arriverà prestissimo un vlog, è L'amore è un dio di Eva Cantarella. Questo libro è edito da Feltrinelli al prezzo di 9 euro e pensavo fosse la lettura ideale da affrontare durante la mia vacanza in Grecia, proprio perché è ambientato nell'antica Grecia. Infatti è un saggio per nulla tecnico, ma anzi rivolto ai più, anche alle persone che non conoscono benissimo questo ambiente, per parlare di amore, di sesso, in generale di come venivano visti questi nella società greca, e racconta tante storie un po' mitologiche, fantastiche, connesse a questi temi, anche per spiegare la visione, la concezione che avevano i greci un tempo. L'ho trovato un libro meraviglioso, mi è piaciuto veramente tantissimo. Innanzitutto perché amo le storie che riguardano la mitologia greca e qui ce ne vengono esposte veramente tantissime. Sono poi una persona abbastanza romantica, ma non si parla esclusivamente di amore romantico, ci sono tantissime sfumature diverse di amore ed è stato bello ritrovarle in questo libro. Inoltre, come vi dicevo, si parla più in generale anche della politica, della cultura, della società nell'antica Grecia ed è stato interessante vedere aspetti da una parte totalmente diversi da quella di oggi e dall'altra terribilmente uguali. Cioè, certe cose non cambiano veramente mai. In particolare mi è dispiaciuto abbastanza vedere il modo in cui venivano considerate le donne, venivano trattate in una maniera assurda, veramente, con una considerazione pari a zero. Si parla molto anche di sessualità e di come questa veniva considerata all'interno della società, i diversi aspetti, le relazioni fra uomo e donna, fra uomo e ragazzo, fra donna e donna, insomma, davvero molto sfaccettato. Ci sono, nonostante sia abbastanza breve, parla di tantissime cose diverse. Io di questa autrice ho anche L'ambiguo malanno, che non vedo l'ora di leggere, ma sono curiosa di recuperare anche un altro libro simile a questo, però ambientato nell'antica Roma. So che esiste anche un libro sulla bisessualità, sempre ambientato nell'antica Grecia o nell'antica Roma, adesso non ricordo. Sono tematiche veramente molto interessanti e nonostante siano sviluppate in epoche molto diverse dalla nostra, sono temi comunque attuali. Comunque, in generale, è stata veramente una lettura molto interessante che mi ha permesso di scoprire molte cose nuove ed è un testo per nulla pesante, ma che anzi consiglio vivamente a tutti. Direi di passare ora ai manga che ho letto, partendo da uno di quelli che attendevo di più quest'estate, ovvero Idamari Gaki Koeru di Fumino Yuki. Questo volume è edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90 euro ed è il primo di una serie che è ancora in corso in Giappone, credo siano usciti 2 o 3 volumi. È uno shonenai che mi ha colpito veramente tantissimo e mi è piaciuto da morire. Me lo aveva consigliato una ragazza qua sul canale che non smetterò mai di ringraziare perché veramente, non so se mi sarei avvicinata altrimenti a questo volume, probabilmente sì perché ho un'amica molto appassionata, però è stata una lettura stupenda per me, meravigliosa. I protagonisti di questa storia sono due ragazzi che vanno all'università, uno è molto esuberante, anche fin troppo, infatti tende a perdere sempre il lavoro. È un ragazzo che è totalmente l'opposto, è molto chiuso in se stesso a causa dei suoi problemi di udito che l'hanno sempre un po' emarginato dalla scuola e dalla società in generale. A causa di questo suo handicap e alla ricerca di qualcuno che gli prenda appunti durante la lezione, si imbatte proprio in questo disperato ragazzo che ha perso di nuovo il lavoro e cerca quindi un lavoretto e si offre di prendergli appunti in cambio di un bento. È una storia d'amicizia all'inizio veramente molto bella che nasce un passettino alla volta e vede scontrarsi due mondi totalmente diversi. In particolare, la difficoltà di vivere in una società non fatta su misura per te, in cui ti devi adattare, devi trovare un modo di inserirti, l'ho trovato un tema veramente molto, molto importante all'interno di questa storia, che a tratti appunto un po' drammatica, senza risultare però pesante. Dà ottimi spunti di riflessione in questo senso. È una storia anche molto tenera, soprattutto verso la fine, non vedo l'ora di continuarlo. Ho letto poi Le situazioni di lui e lei, volume 1 e 2 di Masami Tsuda. Questi manga sono editi dalla Planet al prezzo di 4,50 euro a volume
E io seguivo tantissimo le situazioni di lui e lei quando ero più piccola in TV, ma non ho mai letto il manga purtroppo. E adesso che lo stanno ristampando, non potevo non recuperarlo. In pratica, questa storia è la vita per me. Miyazawa è una ragazza bella, super talentuosa, bravissima a scuola, tutti l'ammirano, tutti vorrebbero essere come lei. Non c'è una cosa in cui non eccelle, è super ammirata finché non arriva seconda in un test. Seconda a un ragazzo che si chiama Arima. Da quel momento in poi Miyazawa farà di tutto per superare Arima perché in realtà non è una persona così gentile, senza secondi fini. È una persona che ama essere lodata e per questo si impegna al massimo per riuscire in tutto perché vuole essere al centro dell'attenzione, vuole essere ammirata e lodata continuamente. La sua lotta contro Arima non le darà però i risultati sperati. È un manga meraviglioso perché mescola comunque una storia sentimentale, dei primi amori, amicizie a scuola, con un tema secondo me importantissimo, ovvero quello della propria identità, dell'avere un'apparenza a scuola ed essere in un altro modo a casa, ma anche semplicemente il far convivere in una stessa persona, personalità diverse. È una cosa che a me affascina veramente tanto perché nessuno è una cosa soltanto, in noi convivono comunque diverse personalità, diversi aspetti ed è bello vederli così evidenti, ecco, in una storia che per questo risulta veramente molto buffa, divertente, dinamica. I personaggi sono molto complessi e li conosciamo poco alla volta. È semplicemente stupenda questa storia. Mi sto innamorando sempre di più, mi sto rinnamorando sempre di più delle situazioni di lui e lei. Ho continuato poi Tsubakichou Lonely Planet con il volume 2 di Mika Yamamori. Questo volume è edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 €. Il primo volume mi aveva piacevolmente sorpresa, non mi aspettavo chissà che cosa da questa storia, che non è particolarmente originale ai miei occhi, però è comunque veramente molto piacevole. Anche questo secondo volume si è dimostrato all'altezza del primo. Sono contenta che ci sia un piccolo sviluppo nei personaggi, nelle loro relazioni, anche se molte cose le trovo veramente troppo scontate e mi dà un po' fastidio perché io sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Rimane comunque una storia veramente molto piacevole, carina. Se vi piacciono gli shoujo, assolutamente consigliato, anche perché i disegni sono veramente molto molto belli. A me piace come disegna questa autrice, cioè stupendi. Ultimo volume, ma non ultimo per importanza perché in realtà mi è piaciuto da morire, sto soffrendo perché il secondo uscirà soltanto a fine settembre, è Amarsi Lasciarsi di Yosaki Saka. Questo manga lo aspettavo da Lucca dell'anno scorso, quando era stato annunciato. Teso e bramato tanto, non sono rimasta minimamente delusa. Io amo tantissimo questa autrice, mi è piaciuto enormemente A un passo da te e questo manga per adesso è quasi anche meglio. Cioè, questo primo volume mi ha stregata. Ho paura di farmi troppe aspettative, però non posso nascondere il fatto che sono super emozionata e felice di questo manga. Le protagoniste di questa storia sono due ragazze totalmente opposte. Infatti, una è molto timida e riservata, ha una concezione dell'amore molto romantico, mentre l'altra è un po' più aperta e ha una visione più razionale delle cose. Per questo vivono in maniera differente le relazioni d'amore, ammesso che ci siano, e soprattutto il modo di relazionarsi con l'altro sesso è molto diverso ed è bello vedere in questo volume due modi diversi di approcciarsi con altre persone, ma non ci sono soltanto loro due all'interno della storia, ci sono anche altri due ragazzi sempre molto differenti fra di loro, bellissimi. Quando io leggo qualcosa di questo genere, torno veramente ragazzina, mi entusiasmo per ogni cosa, ma non ci posso fare niente. Io adoro come disegna questa autrice, trovo che i suoi disegni siano veramente bellissimi, i personaggi sono sempre favolosi, cioè c'è poco da fare. Inoltre, i personaggi sono veramente complessi. In questo primo volume abbiamo un'infarinatura generale di quelli che saranno poi i personaggi della storia, ne sono più che convinta perché è successo anche a un passo da te. Quindi sono veramente molto curiosa di continuare, anche perché questo primo volume finisce in una maniera che mi è piaciuta ma mi fa soffrire, ecco.
Questi erano quindi i libri e fumetti che ho letto ad agosto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avete letto voi, se avete letto uno dei libri o fumetti che ho citato, in questo caso che cosa ne pensate, soprattutto di questo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!